Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Sarà quasi un mese che mi chiedete di fare un video su di lui. Eccoci qua. Oggi faremo un video su Sam Sulek. Sta crescendo, cioè sta andando veramente forte sui social, ragazzi. Registra quasi 1 milione di followers su YouTube e sono sicuro 1-2 giorni dopo l'uscita di questo video avrà sicuramente sorpassato 1 milione. Lo sto guardando ultimamente e devo dire che apprezzo moltissimo questa sua tipologia di video molto old school, dove ecco, si vlogga in macchina, fa una chiacchierata e poi va a spingere ghisa. E il tizio spinge carichi molto elevati e c'ha un gran bel fisico ed è molto giovane, 21 anni. Però guardiamo prima il suo full day of feeding, vedere cosa mangia sto ragazzo. 1000 calories in the milk jug. Let's see how many. 64 grams of fat. Thank you. We should probably add these up and we'll splice whatever. We'll see. 240 grams of carbs. And then what? 70 grams of protein. So I'll just drink this on the way home. Mike, let me up. Yeah, let him in here. Yeah. Come abbiamo potuto vedere, il primo passo della giornata, 2 litri di latte al cioccolato. Lui ha detto che sono più o meno 1000 calorie. Ragazzi, quelle sono molto più di 1000 calorie, se non erro quasi 1800 calorie con i macronutrienti che lui stesso ha riportato. Quello è il primo pasto. La maggior parte delle persone, se bevono 2 litri di latte al cioccolato, passano tutta la giornata al bagno. Yeah, oh, close enough. So 169 grams, serving is 41, so that's about 4. And then zero it out, just pour in however many grams of milk. Probably 4 cups, so that's what, 960. Sorry, you just had a liter of chocolate milk. I guess I'm just used to it. Yeah, perfect. Questo è il suo secondo passo, ovvero il passo prima di allenarsi, che erano 160 grammi di cereali con quasi, oserei dire, 1 litro di latte. Quindi siamo già a quota 3 litri di latte. Allora ragazzi, passo numero 1, abbiamo visto un passo ricco di zuccheri, grassi molto elevati e comunque ovviamente c'era il suo quantitativo proteico anche in questo passo. Passo numero 2, prettamente passo ricco di carboidrati e anche comunque grazie al latte abbiamo i grassi e le proteine. Raga, io questo approccio alimentare non lo consiglio, non è assolutamente per tutti, anzi lo sconsiglio veramente. Se vuoi uno stile di vita sano, io sconsiglio questo approccio alimentare, perché questo è solamente l'inizio. Continuiamo a guardare. You know, we need a hostile funnel. It's coming. Okay. Is it? It's coming. All right, that's legit. I'm on top of it, Sam. Don't worry. Everything this year is going to be the... You came along at the right time, because we got all new shit coming up. I'm not going to do the other hand funnel. He doesn't need you. He's got a big mouth jug. Hand funnel. I know about a little hand funnel. I've never done like that. Yeah. I've done that. Oh, recognize this, the cluster dextrin shake. So, going a little extra this time. So 100 grams worth of cluster dextrin, and then 2 scoops of the milk chocolate ISO. So this is before even the actual post-workout meal, but you know, I want to get some easily digestible carbs into the system as soon as possible. So I'm not a big fan of sipping on this, so I'll just chug it and move on to the next meal. In seguito abbiamo visto uno shake con 50 grammi di carboidrati che sicuramente lo sorseggiava durante l'allenamento, e subito dopo l'allenamento lo chiama il post workout shake. Non è neanche il post workout meal, perché questo qua non è il suo pasto, non lo considera come un pasto, comunque rientra sempre nelle calorie giornaliere. È questo shake con 100 grammi di ciclodestrine e suppongo anche delle proteine, quindi tantissimi carbo durante l'allenamento e post allenamento. Io oserei dire che Sam faccia anche utilizzo di insulina. Il tizio ovviamente è dopato, ragazzi, ha un fisico molto grosso per la sua età. Voglio ricordarvi che Sam ha la bellezza di 21 anni. Io la prima volta che lo vidi pensavo che torno ai 30 anni, ecco, invece no, ha 21 anni. This is what meal Tuesday is, isn't it? I'm pretty good.
I'm more than halfway done for the day. Passo 3, fast food, hamburger e suppongo delle patatine. So, still got a little more calories left, because right now I'm at about 4,700. You know, pretty much I want to hit at least 52-ish. So. Allora qui ha detto che attualmente si trova sulle 4700 calorie e deve raggiungere intorno alle 5200 calorie. Vediamo che si sta per buttare giù qualche donut e vediamo ancora del latte lì. 11 grams of fat, 22 grams of carbs in each of these. There's 3 grams of protein, but I mean it's what it's from dough. I never count that. Like from bread or it's nothing. So that plus, I don't know how large these cups are, but maybe 4 cups of milk. That's going to be another 30 grams of protein, 30 of fat, and almost 50 carbs, 48 carbs. That's perfect. I can take my vitamins and go to bed. How much milk? I'll probably do 4 cups. 4 cups. That's like 2 cups right here. Yeah, this is 2 here. Yeah. Oh, I can't drink. I need 3. Go slow, my guy, yeah. I like your eating style, just stick a butter knife in it and put your mouth. Donut e 2 bicchieri, e quindi non è che sono bicchieri piccoli, io 2 bicchieri sono bicchieri americani, 2 bicchieri di latte, penso un altro litro quello. Questa è la dieta in fase di massa di Sam Sulek, ovvero di questa giornata qui che ha filmato. Consiglio questa dieta? Ragazzi, assolutamente no. Funziona su di lui? Sì, però c'è da vedere anche il lato negativo. Il ragazzo ha 21 anni, raga. Questo se continua a mangiare così per altri 10 anni, io non so che fine che fa. La cosa che sicuramente ho potuto notare è la qualità della sua pelle, soprattutto nel viso. Non ha una bella pelle. Ha avuto anche molto acne in passato, come potete vedere su questo video che vi sto mostrando. Questo qua è il fisico attuale invece di Sam, dove fortunatamente ecco, si è ripulito di questo acne. Ragazzi, come ho detto all'inizio video, questo ragazzo ha veramente un gran bel fisico. Ha solamente 21 anni e come potete vedere ha un fisico di qualcuno che vuole gareggiare, cosa che farà tra l'altro. Belle proporzioni, bei volumi. Questo ragazzo ha veramente un fisico molto completo. Come ho detto anche all'inizio video, seguo molto i suoi video e mi piacciono molto. Video molto grezzi. Gli alimenti sono totalmente da rivedere. Questo ragazzo qua, io gli consiglio il mio libro di cucina, che di alimenti buoni ne avete una valanga. Se volete ricevere il mio libro di cucina, ragazzi, gratis, basta che fate un ordine su Prozis, mi mandate lo screenshot, d'accordo, su Instagram, con la vostra email, utilizzando questo codice sconto qui sul vostro carrello Prozis e io vi manderò gratuitamente via email il mio libro di cucina. Comunque ragazzi, questo è Sam Sulek, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lascia un like, iscrivetevi al canale. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao!